dispiace, ma qui non si può entrare. Devo essermi perduto. Chissà se lei... Dove era diretto? Venivo da Phoenix. Ho fatto una puntata a Lobo City, poi ho preso questa strada. Non ho visto un segnale per 30 miglia. Eccolo qui. Lo vedo dove ha sbagliato. Lei avrebbe dovuto... Lei chi è? E cosa fa qui? Qui nessuno può entrare. Non c'era la guardia al cancello? Dottor Hill, è questo che è entrato. Mi ha colpito a tradimento. Lei sta bene? Sì. Telefona all'ospedale. Telefona all'obitorio. Cosa gli è successo? Pare morto di un accidente. Portatelo via. Certo, dottore, certo. Sei un tesoro, Susie. Ero sicuro di te. Come? Sei sempre qui, sgobbone. Ma tu e Vera non andavate al cinema? Vado subito. Sono passato per controllare l'M47. Ah. Ecco i dati che volevi sull'orbita dell'M47. Susie me li ha dati adesso. Vieni, Ernie. Guarda un po'. Sai che ti dico, quando hai visto un asteroide li hai visti tutti. Certo, per te non rappresenta che una serie di aridi calcoli. Che gusto c'è? Ah sì, è bellissimo. Gli hai già dato un nome? No, non lo conosco tanto da chiamarlo per nome. Non ho neanche calcolato la sua ellittica. Che succede? Ma sta cambiando il suo corso. Già, pare anche a me. E tu non l'hai osservato quanto me?
L'orbita presenta una lieve deviazione, ma può essere la trazione lunare. No, ne dubito. Ho regolato l'esposimetro a intervalli di 10 minuti. E forse abbiamo abbastanza foto per stabilirlo. Ci sarà ancora qualcuno in camera oscura? Certamente, c'è Vera. Vieni, andiamo subito. Fatto, Vera? Eccola qua. Che ne dici, Ernie? A me sembra una deviazione di 15 gradi buoni. Siamo fuori dal mio campo. Ma Susie può darci il responso esatto in un attimo. Yeah. Facciamo un altro controllo prima di andare dal dottor Elliott. Falli asciugare e portamele di sopra. E addio, cinema. Su con la vita. Poi chissà, forse il film era un mattone. Vero, Susie? Certo, dedica più tempo a Susie che a me. Susie è troppo fredda e calcolatrice. Non mi stanco mai di guardarla. Ah, neanch'io. Ma perché Susie? Semplicissimo. Sincro, unificante, sinometrica, integrante, equitensiva. Prendi le iniziali e fanno Susie. Mi pare che ci siamo quasi. Tutto conduce alla stessa conclusione. Deviazione spettroscopica al violetto. Quanto alle coordinate. Qualche guaio, dottor Calver? Non riesco a capire. Ha smesso improvvisamente di funzionare senza alcun motivo. Riuscirà certamente a trovare il motivo. Dottor Elliott, abbiamo scoperto qualcosa che le interesserà. Qui tutto è a posto. Non c'è niente di guasto. Però tutto tace. Susie, dimmi qualcosa. Pare che la tua ragazza faccia i capricci. Interessante, Gaskin. Se la sua ipotesi potrà essere avvalorata. Ma è più di un'ipotesi, dottor Elliott. Oh, certo. Scusi la scelta infelice della parola. E me lo faccia sapere se scopre qualcos'altro sulla nuova orbita. Io non riesco a capirlo. Dava l'impressione di non crederci. Sono a zero. Potrà volerci tutta la nottata per trovare il guasto. Ti possiamo aiutare? No, ci vorrà un sacco di lavoro e di parolacce per rimetterla in forma. Senti, perché voi due non andate al cinema? Va bene, tanto vale. A più tardi. Corriamo, Liz, facciamo appena in tempo al film. Sì, sì, certo. Sai, è la messa in moto quella lì sul cruscotto. Lì. Dovevo telefonare al professor Winter a Palomar o a Berness Harbor. Oh, Liz. Beh, tanto ci vorrà sempre una conferma degli altri osservatori. Questo solo potrà convincere Elliott che ho ragione. È sempre lì, ricaschi. È meglio tornare a vedere cosa fa Arnie. E poi ci saranno altre foto da sviluppare da un momento all'altro.
Non mi ero mai goduta tanto un film. Scusami. Io non ti capisco, Liz. Non te l'eri mai presa tanto per un asteroide. Ma l'M47 è un po' figlio mio. E non vorrei che prendessi una brutta strada. Va là che io ti conosco. Tu hai qualcos'altro in mente. Sì. Quel salto fuori orbita non è normale. Quando l'ho visto ho avuto un brivido. È soprannaturale. Senti lo scienziato. Ah, ho i miei momenti non scientifici. Me ne dedichi uno? Certo. Dite, avete finito laggiù? Cosa? Sì. Susie, a nuova vita restituita, è pronta. Diametro 4.009, massa oltre 6.000 megaton e velocità 1.750 miglia al secondo. E destinazione Terra. C'è solo da sperare che si incenerisca a contatto con l'atmosfera. Con quella massa, ben difficile. Avete ragione. Forse vi ho sottovalutati tutti e due. Questo non ha importanza ora. Quello che ha importanza è che M47 investirà la Terra entro 16 ore. E non bisogna assolutamente permetterglielo. E che possiamo fare? Compito dell'esercito. Hanno i missili radiocomandati, le armi nucleari. Va intercettato e distrutto prima che ci investa. I missili al lancio. Missili pronti. In azione i radar automatici. Radar automatici in azione. Pronti a lanciare i missili. Pronti al lancio. A tutte le stazioni. Al mio segnale saranno le X meno un minuto. Tutte le stazioni. Al mio segnale saranno le X meno 20 secondi. Ripeto. X meno 20 secondi. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, fuoco! Vi darò il tempo dell'intercettazione. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. L'hanno trovato. 7. I missili convergono sul bersaglio. 4. 3, attenti agli occhi. Che sta succedendo? Chi lo sa? Credo che i missili abbiano funzionato. No, al tempo. Cosa c'è? Che cosa vedi tu, Arnie? Non è distrutto affatto. Quei razzi avevano una potenza sufficiente a spianare New York. E non hanno avuto nessun effetto. Sta accadendo qualcosa. Che cosa? Chiama Elliot. Liz! Perché i missili atomici non abbiano distrutto l'asteroide resta ancora un inspiegabile mistero. Il generale Mails ha annunciato che si faranno altri passi per fronteggiare la situazione, ma rifiuta di dare particolari. Comunque le armi atomiche pare che abbiano avuto effetto sull'asteroide, causando una deviazione nella sua corsa. Secondo voci non ufficiali, l'asteroide cadrebbe in qualche località del continente nordamericano, però non si trovano due esperti che siano d'accordo sul punto preciso. La possibilità che esso colpisca una delle grandi città sono trascurabili. Il sindaco e il capo della polizia di New York invitano i cittadini alla tranquillità assoluta e a non, ripeto, a non dar credito a voci infondate. L'asteroide si dirige approssimativamente verso New York, ma si spera che passerà oltre senza danneggiare la città. L'insolito rumore che state udendo è provocato dall'avvicinarsi dell'asteroide. Signore e signori, restate sintonizzati su questa stazione. Noi cercheremo di restare in onda. Naturalmente, le scariche dell'asteroide interferiscono. Speriamo di darvi a secondi il fuori pericolo. Respira meglio. Per un provvidenziale caso la massa gigantesca non si è abbattuta sui centri abitati ma si è inabissata nel Pacifico al largo della costa messicana. Chiudi quell'affare. In molte chiese si celebrano funzioni speciali di ringraziamento. Per la liberazione. Cessato pericolo. È pazzia collettiva, non vedono più lontano dei loro nasi. Ma diversi istituti scientifici hanno già dei piani allo studio per inviare spedizioni a studiarlo. Piani? Ma ti rendi conto di quanto occorra per organizzare una spedizione scientifica? Credo di sì. Mesi. Ma Liz, l'asteroide non si muove di lì. Questo come lo sappiamo? Ma che vai dicendo? Senti, Arnie, tu e io abbiamo visto l'M47 deviare dall'orbita.
prendere un corso che nessuna legge fisica e astronomica può spiegare, non è vero? Sì, è vero. Qualsiasi massa con una densità e un volume 10 volte superiore sarebbe stata polverizzata dai missili atomici. Ma questo no, invece. Ha cambiato ancora rotta mentre colpito precipitava sulla Terra. Come un animale ferito che sceglie il luogo dove vuol morire. E tutto questo può far sospettare... Che cosa? Un'intelligenza. No, non ridere. Forse è un'ipotesi folle, ma... A me piacerebbe andare là proprio ora. Al Messico? Per vedere che? Non lo so, forse niente. Sì, però Elliot dovrà dare la sua approvazione, no? Attualmente non è in condizioni di approvare o disapprovare. Sì, ma Liz... Senti, Arnie, se fosse guidato da esseri ragionanti di qualsiasi natura, di qualche mondo lassù, aspetterebbero che le nostre spedizioni scientifiche fossero là di qui a 6 mesi o entrerebbero in azione prima. Qualunque fosse... Da 2000 metri di profondità. E perché no? È arrivato percorrendo milioni di chilometri. Meglio tornare, finisce il carburante. Muy sabrosa la comida. Come, me da, pruébela. Ah, oh, es mucho bueno. Quella vera. Si è dimenticata di spedire i reagentari. Sta parlando di questi, dottor Gaskell? Vera. Oh, come sei arrivata fin qua? Ho preso l'aereo per Mazatlan e il resto l'ho fatto in jeep. Oh. Sai che voglio dire? Ho pensato che ti servissero. Se fossi stata meno sbadata. Sbadata come una volpe. Cosa stai insinuando, dottor Calver? Niente, niente. Ma devi aver fame. Vieni qui, mi hanno detto meraviglie della cucina messicana. È muy sabrosa. Acqua, acqua, presto! Presto, acqua! Ottantadue. Sì, lo farò. Sì, sì. Sì, 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 ho capito. Sì, lo farò. Sì. Ha
Una sigaretta? No, grazie. Ehi, hey, Liz, Manuel vuole portarci a pesca di granchi. Che ne dici? No. Vera? No, grazie. Io oggi ne ho già preso uno di granchi. Scusami, Vera. Ho avuto appuntamenti più emozionanti. Senti, Vera, io ho questa cosa fissa in mente. Beh, tanto fino a domattina non puoi fare niente. Perché non smetti di logorarti e ti calmi? Faremo un'altra volta la zona centimetro per centimetro. Cominceremo prima di giorno. E se non troverai niente? Almeno potremo tornare all'Abstral prima che Iliot sappia che mi sono reso ridicolo. Sai, c'è da pensare che ti dispiaccia di non aver trovato qualche orribile mostro d'un altro pianeta. Non riesco a togliermi la tremenda sensazione che la calma attuale si trasformerà da un momento all'altro in tempesta. Quando guardo il cielo di notte sento che lassù esiste qualcosa che non potremo mai sperare di intuire. Cose che potremmo capire se non fossimo tanto stupidi da non ammetterne l'esistenza. Dottore, guardi qua. Un sedativo. Non ha nessun effetto. Dica a Williams di preparare il paziente per l'elettroshock. Sì, dottore. Senta, dottor Gaskell, vuole sposarmi? Oh, ma signorina. Sa cucinare? Cucinare? Ho cotto lei. E cucire? Questo l'ho fatto tutto da me. Crede che saprà rispettare un marito che forse ha preso la più grossa cantonata scientifica di tutti i tempi? Guarda. Liz! Liz, quella cosa! Guarda, è enorme! Mirale Allah! Lo sapevo. Lo sapevo.
Il miglioramento è notevole. Insistete nella terapia shock fino a nuovo ordine. Sì, dottore. Dottor Elliott, mi sente, vero? Sì, sì, sì. Stia calmo, ora voglio che lei riposi. Ha subito un bel trauma, lo sa? Allora è vero. Dottor Elliott. Non è un sogno, è accaduto. Non è in sé, dottor Elliott. Sbaglia. Sono in me per la prima volta ora da... Quanto tempo è passato? Dottor Elliott, non mi costringa. No. Signorina! No, no, lei deve darmi ascolto. Che cosa c'è, un infermiere, presto. Sì. Per l'amor di Dio, ascolti. Io non so quanto tempo ho per parlare. La prego, mi faccia spiegare. La scongiuro, mi aiuti. Mi aiuti. Mi aiuti, dottore. Mi aiuti. Quella nebbia da tagliarsi col coltello. Signor dottore! Mira! 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 Venga presto! Mira! Signor dottore! Diventa tutto chiaro? No, è appunto questo. Non perfettamente chiaro. Ma so che faccio qualcosa di spaventoso. Durante i periodi che non riesci a ricordare? Sì, ma non so dire che cosa sia. Io so solo che è come se non fossi io, ma un altro. Un essere malefico, pericoloso, al quale non dovrebbe essere permesso vivere. Si sente mai spinto a sopprimersi? No. No, non me, l'altro. Questa forza dentro di me. Lei ha mai tentato di suicidarsi, dottor Elliott? A che scopo? Lui sopravviverebbe al comando degli astri. Che cosa ha detto? Sì, al comando degli... Ah, lei. Lei non mi crede, è vero? Ma certamente, dottor Elliott. No, lei no. Lei mi crede pazzo. Questa è la verità. Questo sta succedendo. Lei mi deve credere. Maggio 23. Il paziente presenta una netta sindrome paranoica con esiti maniaco-depressivi. Il quadro clinico è atipico e gli esami encefalografici sono in contrasto con la sintomatologia. Le onde alfa del paziente sono violente nei momenti di lucidità e pressoché normali nel corso degli attacchi più violenti. La terapia elettroshock sembra indurre il paziente a fantasticherie, piuttosto che evitargliele. Il paziente è convinto di essere posseduto da un demone, una forza che regola le sue azioni e lo costringe alla sua volontà. Questo demonio, telepaticamente, domina a distanza gli abitanti di un mondo sconosciuto, che trae vita dall'energia elettrica
o dall'energia atomica. Essendosi il loro pianeta esaurito, essi corrono l'universo in cerca di energie nuove. Maggio. Continuando l'elettroshock, la fantasia del paziente crea nuove visioni. Un gigantesco silos di energia, o per usare la parola del paziente accumulatore, è sceso su questa terra sotto la direzione e il controllo del suo demone. E se non verrà distrutto, altri scenderanno e succhieranno dalla terra tutte le sue risorse elettriche ed atomiche. La pressione cerebrospinale del paziente è salita a 20 mm. Gli esami del sangue mostrano anormale consumo di energia. Gli esami oftalmici presentano decise anormalità. Elettroencefalogramma ancora atipico. Dottore. Cosa fa lei in piedi? Quella registrazione. Cosa le fa pensare che la riguardi? Quello che le ho detto non deve essere saputo. Come? Lei... è impossibile.
È lei il solo che sappia, ma non lo dirà a nessuno. Questo strano mostro pare che sia apparso improvvisamente in questo punto isolato della costa del Pacifico, 100 miglia a sud di Guaymas. La notizia è stata telefonata da Los Santos dal dottor Leslie Gaskell, un noto e stimatissimo scienziato di Lab Central, che era là per osservare l'asteroide. Abbiamo inciso il rapporto del dottor Gaskell ed eccomene una parte. Ci parve di sentire il terremoto. Lo vedemmo in piedi, alto 30 metri. Un mostro di metallo brunito. Non ho potuto fare a meno di pensare al gigante Cronos. Da allora non si è mosso. Potrà non avere cattive intenzioni, ma certo l'aspetto è spaventoso. Acapulco! Quantas veces se lo vuoi a tener que rep... Ahimè, la registrazione della telefonata da Los Santos non è molto felice. Il dottor Gaskell, nominando il gigante Cronos, si è riferito al mostro di uguale nome appartenente alla mitologia greca. È adatto a questo moderno Cronos e forse gli resterà. Ecco come lo vede un artista ispirato dalla descrizione fattane da Gaskell. Spaventosetto, vero? Forse è il dono di un altro mondo al nostro, chissà. A proposito di Lab Central, il dottore Abel Heliot, direttore di Lab Central, è uscito oggi da una clinica neuropsichiatrica, solo poche ore dopo la tragica morte del suo medico curante, il dottor Albert Asstern. Il noto insigne neurologo, fulminato nel suo laboratorio da una scarica elettrica dovuta a un cortocircuito. Centrale elettrica di Navarez. Thank you.
là. Demando helicóptero desconocido. Responda, por favor. Somos expedizione scientifico della Central de los Estados Unidos. Qui il capitano Torres, dell'aviazione messicana. Lasciate immediatamente la zona e non vi avvicinate all'obiettivo. Il microfono. Non vorrete mica attaccare quell'ordigno? Coglietemi d'onda, prego, e abbandonate la zona. Giù in camera di isolamento. Non c'è proprio da aver paura. La camera alfa ha una corazza di un metro di piombo e titanio, a prova di qualsiasi raggio cosmico. Bene. Chi è? Gaskell. Un momento. Il capo di Lab Central consiglia la bomba H per Kronos. Ha fatto lei questa intervista? Appunto. Ma non possono farlo, non lo capisce, non possono! Il Pentagono ha già dato il benestare. L'operazione è praticamente in atto.
Ma lei, dottore, non ha visto il mostro? Secondo lei esiste qualcosa al mondo che può resistere ad un attacco termonucleare combinato? Ascolti. È stato proprio lei che ha prodotto il calore di 12 soli nella fornace nucleare in questo stesso centro. Cronos ha una corazza più impenetrabile di questa camera. Non solo sopporterà qualsiasi bomba atomica gli lancino contro, ma se ne avvantaggerà, assorbendo tutta l'energia, diventando ancora più aggressivo. E lei di questo ha qualche prova? No, nessuna positiva. Ma sono convinto che il gigante assorbe energia come una spugna. E se ne nutre. È un vero magazzino di energia ambulante. E lei consiglia di nutrirlo col più potente concentrato di energia pura che l'uomo sia mai riuscito a produrre. Perché scelse per prima quella centrale elettrica? Chissà. Una valanga, precipitando da una montagna, non si preoccupa di quel che distrugge sul suo cammino. Lei cade in una trappola se pensa che il gigante avanzi alla cieca, senza direzione. La sua stessa struttura è prova di intelligenza, di una perfezione tecnica che l'uomo forse non raggiungerà sulla Terra prima di 1000 anni, ammesso che esista ancora. D'accordo, Gasca. E lei cosa farebbe per fermarlo? Non lo so ancora, ma almeno dobbiamo... Ecco, vede, non ha nessun piano positivo. Nel frattempo, Cronos è in marcia dalla costa del Messico verso il retroterra. Non possiamo aspettare che raggiunga i centri abitati. Colpiamola adesso! Va bene, Arnie. Grazie. È quello che volevo. Liz, una cosa interessante. Ha telefonato la clinica di Phoenix e... Oh, dottor Elliot, mi dispiace. Io credevo che... Allora, cosa le hanno detto dalla clinica di Ben? Ma niente. Niente. Non occorre mentire. So bene ciò che le hanno detto. Dottor Elliot, che fa? Sta attento lì, sei pazzo, attento! Dottor Elliot, non provi ad avvicinarsi. Senta, non so quanto tempo avrò, Gaskell, mi deve ascoltare. Gaskell, qui sulla Terra abbiamo capito solo metà del segreto nucleare. Noi possiamo trasformare la materia in energia. Lassù, loro sanno l'altra metà. Loro trasformano l'energia in materia. Loro sono già riusciti a creare l'elemento base della materia, elettricamente e atomicamente. Cioè la meta delle esperienze che Halley sta conducendo a Boston Teach. Sì, però ora il loro pianeta è a corto di energia. Come può essere? Quello che è accaduto a loro potrà accadere qui se continueremo a sfruttare le nostre risorse al ritmo attuale. Così loro mandano giù questi accumulatori per trovare ed assorbire nuove fonti di energia, il loro sangue. Per questo il gigante cresce. E come potremo fermarli? Non lo so. Invertendo il processo in qualche modo. Cronos è soltanto il primo. Se avrà successo, altri verranno a strappare le energie della Terra. Tutte le energie, fino all'ultima briciola.
La bomba. Mi dia il pentagono. Signorina, è questione di vita o di morte. Non mi importa se l'aereo è già in volo. Richiamatelo. La bomba non deve essere sganciata. Comunica al Big 89 di tornare immediatamente alla base. Signor, sì. Aeroporto a Big 89. Big 89, rientra immediatamente base. Ripeto, rientrata alla base immediatamente. Ho capito bene? Avete capito bene, tornate subito alla base. Sono in vista del bersaglio. Sentito l'ordine, tornate immediatamente alla base. Signor, sì. X-89, state tornando alla base. Perdiamo quota! I comandi sono bloccati! Qualcosa ci spinge verso l'obiettivo! Controllo a BX-89. Rientrata alla base! Thank you.
Va bene, ricominciamo da capo. Cronos era guidato a distanza da un'intelligenza che in qualche modo possedeva il dottor Elliot. Ora i referti dell'ospedale hanno una spiegazione. Bene. Vera, fammi risentire quel nastro magnetico. Mi deve ascoltare. Gaskell, qui sulla Terra abbiamo capito solo metà del segreto nucleare. Noi possiamo trasformare la materia in energia. Lassù loro sanno l'altra metà. Loro trasformano l'energia in materia. L'energia in materia. Conversione entropica. E come potremo fermarli? Non lo so. Forse invertendo il processo. Sì, ma come? Come in nome del cielo? Calma, ragazza. So che ti chiedo parecchio, ma ti prego, non ti dare impasto ai nervi. Impasto ai nervi? Se Susie sopporta un tanto d'alimentazione, poi le si sovraccarica il circuito e allora è come se impazzisse. Aspetta. Potremmo far lo stesso a Cronos. Fargli cosa? Applicare il principio di Attenberg. Distruggere il mostro con la sua energia. Sistema un campo di forza qui, una doccia concentrata di particole omega. La materia derivata dall'energia potrebbe causare un cambio di polarità. Il processo reversivo bloccherebbe la conversione e la potenza distruttiva di Cronos si volgerebbe verso se stesso. Subendo una reazione a catena interna, Cronos diventerebbe il suo stesso giustiziere. Sì. Sì, grazie, glielo dirò. Funzionerà. Deve. Cronos punta sul deposito delle bombe atomiche di Waimin. Appena si è sparsa la notizia che Cronos era diretto su Los Angeles, è stato impossibile frenare il panico. La polizia è impotente davanti al disordinato esodo dalla città condannata. Le autorità militari affermano che la città è sulla strada percorsa dal mostro che si dirige al gigantesco deposito di armi atomiche di Waimini. Resta una sola speranza. Il dottor Leslie Gaskell di Lab Central in questo momento è chiuso insieme a degli ufficiali in una base aerea nei dintorni di Los Angeles, mentre un avioggetto isolato è in arrivo dal tecnomasio di Boston con a bordo rari elementi radioattivi. Di quello che intende fare il dottor Gaskell, il mondo non ha la minima idea. Da quello scienziato che è, non farà mai delle anticipazioni su un avvenimento legato a tante incognite. Se il suo piano fallirà, solo i monti potranno fermarlo. Non può fallire. Non fallirà, ne sono certa. Bene. Sono in contatto radio con l'avioggetto. Trasmetteremo gli ordini dalla torre di controllo. J57A chiama AFB 144. Potete darmi il punto al bersaglio? Il bersaglio si trova a 27-14-52 nord, 175-18-07 ovest. Quando potrete essere sul punto? Urgente. Sarò sul punto fra 4 minuti. Segnalate quando bersaglio in vista. Bene. J574 chiama AFP 144.
Avanti, 4J574. Bersaglio in vista, dritto di prora. Attendete. Stazione meteorologica. MT3. MT3. Il pilota sta sorvolando il bersaglio. A voi. Bene. MT3 a 4J574. Avanti MT3. Vento. Velocità 8 miglia oraria da 160 gradi. Avvicinatevi fino a 6.000 metri. Velocità 360 da 320 gradi. Sganciate a 1.7 miglia prima avanti all'apparecchio. Ricevuto. Va bene, però basta che il vento resti costante. Sono a quota 6.000. Procedete. Ok, ferramenta. Eccomi. MT3 a 4J574. Vento cambiato, annullate dati precedenti, attendete istruzioni. Ricevuto. Sergente. MT3 a 4J574. Attenzione, vento adesso a 195 gradi. Deriva 6 miglia all'ora. Avvicinamento velocità 360. A 6.000 da 15 gradi sganciare con 1.9 miglia d'anticipo. Ricevuto. La reazione a catena continuerà finché l'ultimo elettrone di massa non sarà neutralizzato. Cronos si sta letteralmente mangiando vivo. State assistendo alla sua agonia. Io posso tornare da Susie e voi due potete andare al cinema. Liz, credi che ne manderanno degli altri? In tal caso, sappiamo come riceverli.